MiFID 2 è entrata in vigore ormai un anno fa, anche se credo che l'appuntamento più importante arriverà tra qualche mese, quando tutte le aziende bancarie e le reti dovranno inviare ai clienti i rendiconti, che sono un momento particolarmente atteso, per alcuni anche particolarmente temuto. Per quanto riguarda gli effetti della MiFID, noi abbiamo già registrato lo scorso anno, anche negli anni precedenti devo dire, per prepararci a questo momento, un ridisegno un po' delle partnership con le fabbriche, perché la discussione di chi si accollerà in parte la riduzione dei margini che un po' ci aspettiamo è un discorso che è iniziato già un po' di tempo fa. Quindi noi negli anni scorsi, negli ultimi 2 anni, abbiamo selezionato maggiormente i partner chiedendogli un sacrificio in termini di redditività, però dall'altro lato dandogli l'opportunità di aprire maggiormente delle opportunità sulla nostra rete, e questo evidentemente è diventato un beneficio dei clienti, che possono contare su un miglior servizio e magari su prezzi più contenuti. Adesso invece ci stiamo preparando con una grande attività di formazione su tematiche di comunicazione, perché la comunicazione dell'estratto conto è una vera novità, dell'estratto conto costi, è una vera novità, perché deve essere soprattutto affrontato valorizzando il valore che la persona, il valore che il consulente, il valore che una società che fa consulenza può dare al cliente per giustificare e tradurre poi perché sostiene un determinato costo. Questo ovviamente è una novità per il nostro settore, è una novità importante. Chi non ha lavorato bene, quindi chi ha magari qualcosa da nascondere, avrà sicuramente delle preoccupazioni e potrebbe subire anche potrà essere penalizzato dal mercato da questo punto di vista. Chi invece ha lavorato bene, noi riteniamo di averlo fatto, avrà l'opportunità magari di andare a beneficiare di una fiducia maggiore nei confronti dei clienti. Il tema della comunicazione secondo noi in questo momento è chiave, più che del valore in termini di valore assoluto del costo che verrà scritto nelle lettere. Ci sono due, secondo me, osservazioni che dobbiamo fare. Una è sicuramente di carattere culturale. Gli italiani sono tra i più grandi risparmiatori, ma a livello di competenze finanziarie rimaniamo sempre intorno al 44esimo posto, no? Tra il 40 e il 50esimo posto, e il fatto che investiamo prevalentemente in real estate, per esempio, o in liquidità, dimostra il fatto che abbiamo una politica poi di investimento che è più legata a quello che ci hanno detto i nostri genitori rispetto a un vero progetto di risparmio. Tra l'altro, d'altronde, se facciamo una domanda a un risparmiatore medio perché risparmia, è più per le incertezze che per dei progetti. Quindi sicuramente noi cerchiamo di lavorare, abbiamo cercato di impostare la nostra offerta in termini di consulenza, cercando di ragionare per progetti di vita con i nostri clienti, l'abbiamo anche messo nella nostra mission. E ovviamente se riusciamo ad accompagnare dei clienti nei progetti di vita importanti, far studiare un figlio, comprare una seconda casa, ritirarsi serenamente quando finirà l'epoca lavorativa, riusciamo a spostare anche su tematiche di medio e lungo termine l'orizzonte di investimento, che consente di sostituire una parte di liquidità con una parte di investimento a medio e lungo termine, che poi nel medio e lungo termine deve rimanere. Non è facile, perché ovviamente ci scontriamo con la cultura che invece è più orientata al breve termine che al lungo termine, ma lo stiamo facendo cercando anche, dove magari ci sono persone che ci ascoltano ma non ci vengono dietro fino in fondo, magari con dei progetti più che prevedono un accumulo progressivo della parte di risparmio, spostandola dalla liquidità verso il mondo magari dell'investimento di medio e lungo termine. Noi abbiamo un obiettivo che è di confermare in termini di volumi, in termini di raccolta, il risultato dello scorso anno, che è stato di 5 miliardi. Abbiamo una maggiore presenza, e questi primi 3 mesi dell'anno ce lo confermano, di lavoro che viene fatto dalla struttura storica rispetto all'attività di recruiting, che continua ad essere buona ma sarà meno importante secondo noi degli anni scorsi. Continueremo ad avere i nostri 100-120 ingressi di qualità dal mondo del private banking, dal mondo delle reti, che anche per quest'anno confermiamo. L'anno, devo dire, è iniziato in modo positivo in termini di raccolta. Dobbiamo lavorare, stiamo lavorando anche in termini di mix, siamo partiti con un mix più prudente, adesso invece iniziamo a vedere anche un incremento dell'appetito a rischio, quindi una scelta di soluzioni di risparmio gestito che inizia ad aumentare, ad accelerare. Sicuramente poi l'andamento del mercato complessivo, un po' anche le incognite politiche delle prossime elezioni europee, piuttosto che dell'andamento della Brexit, potrebbero pesare poi un po' più sull'andamento, secondo me, del mix che dei volumi che andremo poi a generare nel corso dell'anno.